Papa Francesco, cerca un me proteggi e fa che faccia una bella rapina. Porca puttana, muovono! Scappa, scappa! Si è giunto il topo! E mi hai ucciso qualcuno? Il cane. Oh, cane, ci si chiede! Resiste la pazienza, come un orizzonte inconsumabile, è la mia anima. Cioè, io non ho capito niente, però mi ha preso. Dobbiamo fare qualcosa per rilanciare il turismo. Che ne dite, uno zoo? Non il rubare, il gridare, solo volare. Non è male, no? Prima ispiri, punti. Qua solo lo papa lo può convincere. Grazie. Vai, vai, vai con papa, vai. Angiolino, non me provocare, per favore, capito? Il Signore ci aiuterà nel progetto di ricostruire lo zoo di Disperata e di salvare il nostro sindaco Pisanelli. Bravo! Sei proprio un idiota, geometra. Mi ha chiamato idiota, a verbale? Sindaco. Ma io sono un peccatore. T'ho scritto una bella poesia. Ma vaffanculo! Anche le poesie! Pavi! Porca la puttana! Ciao a tutti da Valeria. Oggi ragazzi parliamo di soldoni, vai soldoni, perché ho per voi un'interessante classifica sui film italiani che hanno incassato di più in tutta la storia del cinema. E apre la classifica al 10° posto Pinocchio, film del 2002 di Roberto Benigni, con un incasso di 26.197.231 euro. Al 9° posto Benvenuti al Nord del 2012 di Luca Miniero, con 27.178.307 euro. 8° posto Il Ciclone del 96 di Leonardo Pieraccioni, con 28.085.461 euro. 7° posto Per Natale sul Nilo di Neri Parenti, che nel 2002 incassò 28.296.000 euro. Saliamo al 6° posto, c'è Il Divertentissimo Chiedimi se sono felice di Aldo Giovanni e Giacomo, che nel 2000 si portò a casa ben 28.458.894 euro. Poi 5° posto per Benvenuti al Sud di Luca Miniero, che nel 2010 guadagnò 29.873.491 euro. Che bella giornata con Zalone e regia di Gennaro Nunziante. Del 2011 si aggiudica il 4° posto con 43.475.000 euro. E sul podio c'è un monopolio di Zalone e Nunziante, praticamente, che si aggiudicano il 3° posto con Sole Catinelle del 2013 e quasi 52 milioni di incasso al botteghino, eppure secondo posto con Quo Vado del 2016 con quasi 65 milioni di euro di incasso. E al primo posto c'è irremovibile sempre lui, Roberto Benigni, con il suo film da Oscar La vita è bella, che nel 97 ha guadagnato ben 205 milioni 212 mila euro. Che ne pensate? Secondo voi sono tutti film che meritavano questa affluenza di pubblico o avete dei dubbi a riguardo? Questa classifica di sicuro la dice lunga sui gusti della maggior parte degli italiani. Aspetto i vostri commenti e vi aspetto anche al prossimo video.